Fumata bianca in casa fiorentina, con le ultimissime news legate alla panchina gigliata che infatti danno certo l'arrivo a Firenze di mister Stefano Pioli. Se già il nome dell'ex guida di Lazio ed Inter era dunque salito alla ribalta nello scorso mese, affermandosi sopra quello di Eusebio Di Francesco, per il quale si profila molto probabilmente un futuro alla Roma, adesso poi sembra praticamente assodato l'approdo sulla panchina viola del tecnico parmigiano, soprattutto dopo quanto riportato stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Dopo la traumatica fine dell'avventura sulla panchina dell'Inter, il tecnico parmigiano ripartirà dalla Fiorentina. Nelle ultime ore è stato trovato l'accordo biennale da 1,2 milioni a stagione per l'ex difensore che a Firenze ha giocato, indossando anche la fascia da capitano per 6 stagioni, dal 1989 al 1995, scrive infatti La Rosea, spiegando anche le motivazioni della scelta operata dalla dirigenza della Fiorentina. Il DS Corvino ha scelto Pioli per il posto Sosa per avviare un nuovo ciclo sulla falsariga di quanto avvenuto in passato con Prandelli, accomunato al futuro allenatore viola dalla bravura nel lavorare con i giovani. Insomma, scelte dettate dalla volontà di aprire un nuovo corso dopo il prossimo addio di Sosa e di molti senatori, vedi Gonzalo Rodriguez, con la Fiorentina, che allora per ricominciare praticamente da capo, dopo una stagione nella quale dopo 3 anni passati per il vecchio continente non è riuscita a centrare l'accesso in Europa, ripartirà dunque da Pioli, anche perché se c'è una peculiarità del tecnico ex nerazzurro che piace alla dirigenza gigliata, è proprio quella di saper lavorare al meglio e valorizzare i giovani, e a questo proposito allora sembrerebbe davvero un profilo ideale quello di Pioli, anche perché i giocatori con i quali la Viola è decisa a ripartire e sui quali vuole puntare sono proprio i vari Bernardeschi, Chiesa e Milenkovic, giovanissimi pezzi pregiati che andrebbero a comporre il punto cardine dello schieramento Viola. Nei prossimi giorni, allora, si attendono ulteriori sviluppi e notizie riguardo alla firma del tecnico parmigiano e ad una ufficialità che ormai sembra prossima e che verrà divulgata, probabilmente, dopo l'ultimo impegno ufficiale della Fiorentina in questo campionato, ovvero quello di domenica sera al Franchi contro il Pescara, durante il quale Firenze saluterà senza nostalgia ed entusiasmo una stagione che non rimarrà certo negli annali, per poi avviarsi verso un futuro tutto da scrivere, anche con l'ausilio di uno che già di storia ne ha scritta in questa Serie A. Siamo giunti alla 36esima edizione di questo trofeo, l'hanno vinto gente illustre perché diversi giocatori della Fiorentina, ma ci sono stati anche campioni olimpionici, altre persone che hanno dato lustro a Firenze. Federico Bernardeschi ha avuto su 3.500 voti che sono stati messi nelle urne, ha avuto il più alto punteggio, ne ha avuti 958. Ha battuto di poco un suo compagno di squadra, un altro giovane della Fiorentina, Federico Chiesa, al quale io vorrei andasse un applauso perché quest'anno ha fatto veramente grandi cose. E poi, sempre per restare in tema, alla terza posizione ha avuto voti, e non nemmeno pochi, la Fiorentina femminile, la Fiorentina che ha vinto il campionato. Quindi è un po' il festival della Fiorentina. Grazie, perché ricevere un premio come questo è un orgoglio, no? E con tutte le persone importanti che l'hanno ricevuto prima di me, essere qui oggi è, come ho già detto, un orgoglio. Perciò voglio lanciare un messaggio a voi ragazzi che mi avete votato, innanzitutto per ringraziarvi e poi niente, di inseguire i propri sogni, perché è una cosa importante, e attraverso sacrificio e tanta umiltà, perché l'umiltà nella vita è una delle cose più importanti, ricordatevelo, riuscirete poi a creare il vostro percorso e il vostro destino. Perciò vi faccio un grande bocca al lupo a tutti e grazie a tutti per essere qua. Grazie.